Cambiamenti climatici, climate change. By Arcino Erus. Contributo informativo. Cambiamenti climatici perché? Ovviamente per le cattive abitudini dell'uomo. Ma anche perché l'asse terrestre si sposta. Ma vediamo perché l'uomo è il principale artefice della sua fine e di tutto il pianeta. In larga parte per quanto riguarda l'estinzione degli animali presenti. Oltre a tutto l'inquinamento immesso nell'aria e sulla terra nell'ultimo mezzo secolo. Tutto ovviamente parte da dure battaglie di lobby principalmente petrolifere. In questo caso lo vediamo per tagliare le gambe al signor Ford che con la canapa avrebbe ridotto di tanto l'inquinamento. Ciò ha cresciuto l'albero dell'umanità molto storto. Strutture che rappresentano il più bieco capitalismo, ancora oggi irrispettose dell'ambiente ma soprattutto dell'uomo. Inoltre, a pesare sui cambiamenti climatici oggi, ci sono gli allevamenti intensivi, industria che nasce alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Così facendo è stata cambiata la dieta umana, obbligando la popolazione a un consumo quotidiano di carne. Il risultato ora è questo. Iniziò così la deforestazione dell'Amazzonia per coltivare cibo per gli allevamenti che nascevano proprio a fianco. Oggi tutto questo è insostenibile per tutto e per tutti. Inoltre, con l'aumento della popolazione globale, troppo spazio sul nostro pianeta viene utilizzato per la produzione della carne e questo a discapito dell'uomo e del pianeta. Ma una risposta per vivere più a lungo e salvare il pianeta oggi c'è e non fa male. L'aria che respirate oggi è il prodotto di allevamenti, auto che usano i derivati del petrolio e riscaldamenti, fautori di buona parte dei tumori. Certamente è più facile oggi dire no all'ingresso di cibo nella bocca che apportare dei cambiamenti all'interno del Parlamento italiano e europeo. I nostri organi rappresentativi sono incapaci oggi di tenere a galla i semplici diritti umani, scindendoli da quelli di multinazionali e banche, inoltre cercando inesorabilmente di cambiare i punti salienti delle carte fondamentali che prima sancirono. Oggi, attraverso i trattati internazionali di libero scambio imposti, stravolgono i diritti di ogni singolo Stato di contrapporsi in maniera democratica alla commercializzazione di un prodotto reputato nocivo. TTIP. Torniamo a vedere i danni che l'inclinazione dell'asse terrestre e del riscaldamento provocano al nostro paese, peraltro imprevedibili perché in continua variazione ed evoluzione. E qui entra in gioco il valore dell'acqua, bene primario, del quale non possiamo farne senza, e grazie al saccheggio delle multinazionali ora è denominato l'oro blu. Ovviamente anche nel nostro paese c'è questo problema, oltre al fatto che i finanziamenti per salvaguardarla ci sono ma non si usano. Ora tu cosa puoi fare in questo senso? Certamente bere più acqua potabile e meno bibite gassate,
difenderla sempre perché è un diritto per tutti. 50 litri di Pro Capite giornalieri gratuiti. Ma soprattutto limitandone l'uso e il consumo anche di tutti i derivati che per la loro produzione ne richiedono veramente tanta. Dobbiamo essere coscienti che il cambiamento dell'economia parte da noi, oltre che dal volere dei governi, e le abitudini corrette sono sempre importanti. Anche solo per asportare tutta quella plastica che come una pellicola ricopre ora il pianeta, riscaldandolo e intossicandone le falde. Pensiamo solo ai costi che avremmo per tutto il futuro, solo per gli errori commessi nel passato. Le centrali nucleari. Il riscaldamento globale porta alla fuga delle popolazioni delle aree più calde del pianeta. E questo per colpa delle nazioni più industrializzate che fondano le loro ricchezze su petrolio, carbone e gas. Ora un'inversione obbligatoria, certamente tarda per l'essere umano, ma obbligatoria nei riguardi delle prossime generazioni, affinché non abbiano più una vita impossibile su questo pianeta. Bisogna saper convivere in pace, mentre le aree vivibili si stanno riducendo anche per lo scioglimento dei ghiacciai millenari, quindi le migrazioni periodiche per i sopravvissuti diverranno obbligatorie. Il diritto alla vita vale per noi quanto che per gli animali e la vegetazione. Domani facciamo che sia un nuovo giorno di rinascita.